Oggi in Skillab abbiamo tenuto un corso di natura trasversale nel quale affronteremo le tematiche dual use, armi chimiche e Convenzione di Parigi e il tema emergente dei conflict minerali. Sono tematiche che hanno un loro storico, hanno un'evoluzione presente e soprattutto avranno un interesse, specie con il nuovo regolamento futuro, futuribile sui conflict mineral per le imprese italiane ed europee. Il primo relatore è stato il dottor Della Lena del Ministero dello Sviluppo Economico, che ci ha parlato della Convenzione di Parigi e degli adempimenti concreti per le imprese italiane. Io direi che la cosa che ha più impatto sull'industria oggi è conoscere questi adempimenti, perché la Convenzione di Parigi cala questi adempimenti recepiti dall'Italia con la legge 496 su una moltitudine di tipologia industriale che di per sé immediatamente rischia di essere considerata come non facente parte di questo, perché magari produce altro. Adesso penso alle industrie del tessile, alle industrie, alle stamperie, a coloro che producono pannelli fonoassorbenti, che utilizzano nella produzione composti che rendono queste società potenzialmente appartenenti agli obblighi derivanti dalla legge 496, e di per sé gli obblighi sono le dichiarazioni di tipo consuntivo per quanto riguarda l'anno precedente, quindi quantitativi in tonnellate di produzione, di lavorazione, di trasformazione e anche di esportazione. E l'altro adempimento riguarda le dichiarazioni di tipo preventivo, sempre di produzione, di trasformazione e di lavorazione. Purtroppo dicevo che la mancata ottemperanza a questi adempimenti non riconosce delle sanzioni di tipo pecuniario, ma sanzioni di tipo penale, cioè l'arresto e anche fino a un certo numero di anni. E questo fa sì che dobbiamo sforzarci il più possibile di far entrare in maniera capillare la conoscenza di questa legge. Quindi, ripeto ancora in maniera trasversale, tre tematiche che apparentemente afferiscono a aspetti diversi della vita aziendale, ma che però abbiamo visto aziendalmente vanno a interfacciare i medesimi soggetti. Convenzione di Parigi, il dual use e il futuro conflict miner.